E noi siamo pronti. Grazie a tutti, ben ritrovati. Io vi ringrazio prima, mi porta avanti. Giancarlo Riccio, Ricciotti, Fabio Ferrari, ci ritroviamo dopo qualche mese, chiusa la stagione 2016 e dove ci siamo lasciati, ci ritroviamo perché siamo alla prima prova del campionato italiano MX1, MX2. Allora, benvenuto Fabio Ferrari, buongiorno. Ben ritrovato e con molto piacere ci ritroviamo insieme, ma volto nuovo per l'insider che andiamo subito a presentare, quindi linea a Massimo Tamburelli. Tambu. Sento bassissimo anche te, non sento Ricciotti. Ci sei Massimo, primi... Allora cominciamo da qui questa diretta per il campionato italiano MX1 e MX2, non so se siamo in luce giusta, con me c'è Roberto Bianchini che sorride soddisfatto. Roberto, un'altra partenza meravigliosa. Sono contento perché tanti piloti, bella pista qua del motoclub, ha lavorato alla grande qui a Cingoli, veramente entusiasmanti le gare di questa mattina, un gran lavoro dei miei ragazzi, lo devo dire, si parte alla grande veramente, sono contento di tutto questo lavoro che stiamo facendo per un campionato che vedo che crea attenzione anche a piloti stranieri. Io dico che stamattina il gruppo B era forse il campionato italiano di 2 o 3 anni fa. Sono soddisfatto e oggi con queste gare che ci saranno, le gare 2, ci sarà da divertirsi veramente. Guardate che Roberto è emozionato e non sapeva se era pettinato nel modo giusto. Forse non siamo in luce giusta, ma la luce di questo campionato la stiamo vedendo qui. Molti media, molta stampa, molta attenzione da parte di tutti. Io credo che sarà una grande gara, una grande stagione. Io non sento Riccio, Ricciotti dal... Ci sono, tranquillo, okay. vai tranquillo allora, quando non sento vuoi. Riccio, Ricciotti, ma gli passo la linea, se lui mi sente può andare. Assolutamente, grazie a Tambu, grazie a Roberto, buon lavoro, perché di lavoro ce n'è ancora da fare. Siamo solamente alla prima prova, Fabio, ma direi che già qualcosa si è visto. Conferme, smentite no, perché abbiamo avuto delle conferme importanti, delle sorprese che poi andremo a descrivere naturalmente nel corso della gara, però direi che l'inizio è stato bello, divertente. Tante gare che abbiamo visto questa mattina, quindi scusa, non ho capito. E quindi direi che siamo pronti per andare a vedere, appunto, dicevo, cose nuove. Ieri c'è una nuova Super Pole, pole position, che premia i migliori della MX1 e MX2, e noi li abbiamo incontrati ieri pomeriggio per la pole position Spark. Prima pole stagionale Spark Exhaust, allora subito, lui è un aficionato, lo scorso anno ci è salito quasi sempre sul podio dei miglior tempi, quindi iniziamo da lui perché ci abbia più abituato. Alessandro Lupino, abbiamo iniziato con il piede giusto, ma domani sarà tutta un'altra cosa come sempre, pista dura, difficile, impegnativa. Eh sì, dai, speriamo di rivederci più presto qua sul podio, però se ogni anno è più duro, l'italiano sta diventando sempre più bello, si stanno avvicinando tanti piloti, tanti sponsor, sta diventando un campionato interessante, come degno della nostra Italia. Sono molti stranieri, perciò vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro negli anni passati. Sicuramente, grazie, buon lavoro e buona serata. Grazie. Intanto riposati perché domani sarà molto dura come sempre qui a Cingoli. Allora Ivo, non a sorpresa, perché molti se l'aspettavano, finalmente piano piano stai trovando il passo giusto dopo i primi due appuntamenti mondiali, così Cingoli, vicino a casa tua, l'area delle Marche evidentemente ti ha fatto bene, ma che sia di buon auspicio per le prossime. Intanto la pole assoluta, lo dobbiamo dire, te la sei portata a casa. Sì, dai, oggi abbiamo portato a casa la pole e siamo contenti, siamo qui di casa, diciamo, anche se non ci siamo mai a casa. Comunque è un'ottima prestazione oggi abbiamo fatto. E niente, abbiamo lavorato bene con il team e tutto, anche la moto, abbiamo fatto dei miglioramenti, quindi siamo contenti e siamo pronti per domani. Dai. Buon lavoro anche a te, buona serata, a domani. Grazie. Questo è quanto è successo ieri per quel che riguarda i più veloci in assoluto, Ivo Monticelli e Ale Lupino. Già si stanno schierando i piloti, ma direi che siamo pronti, come mi dice Luca Noce dalla regia, per andare a vedere velocemente gli highlight di gara 1. Eccoli che partono. Ora, è stata una bella gara con l'all shot di Ivo Monticelli, Marchetti, Leopard Racing, la sua KTM numero 128. Sì, subito ha impresso il suo ritmo ed è stato per qualche giro davanti, anche se Cervellin alle sue spalle ha insidiato subito la testa della gara e ci ha provato fin da subito, esatto. Infatti, e poi è riuscito a sopravanzare
fatto un bel sorpasso infatti in discesa. La pista è molto viscida perché ha dei punti dove è molto battuta e perciò bagnando diventa davvero sapone, perciò insidiosa un po' per tutti. Qua vediamo che infatti Van de Mosdijk, che a parte lui olandese abituato alla sabbia, sicuramente questo è il terreno meno congeniale per lui. Sì. Però insomma abbiamo visto che Cervellin qua già siamo all'arrivo, ha impresso il suo ritmo, ha vinto, non dico facilmente, però aveva qualcosina in più, secondo un ottimo Furlotti che davvero oggi ha dato del filo da torcere a tutti, e terzo Monticelli che era lì appena dietro. Sì, Ivo ancora deve fare quello step in più come tenuta di gara, e ricordiamo che viene da alcune stagioni con diversi infortuni, quindi è anche magari un po' più attento nella condotta di guida. Forse ha impresso subito sin dall'inizio un troppo elevato, gli ha spezzato, come si suol dire, gli ha spezzato il fiato e poi non è riuscito, sì, a reggere per tutto il resto. E alla fine magari era un po' stanco, vediamo adesso nella seconda manche come riuscirà a rifarsi. Sicuramente carico, perché qui, come hai detto tu prima, gioca in casa e vorrà essere della partita. Assolutamente. Intanto ottima gara di Simone Furlotti, SM Action Yama, il team del pilota emiliano, che ad ogni gara non ci sorprende positivamente sempre di più, perché diventa sempre più concreto, più veloce e più combattivo. Già dalla stagione scorsa aveva fatto vedere ottime cose, quest'anno lo vedo davvero davvero in pompa e di buon auspicio anche per il campionato europeo che andrà a partecipare, insomma. E siamo già quasi pronti per lo start. Sì, ci siamo. Purtroppo un attimo ora la connessione per un'altra pagina di risultati mi è scomparsa, ma abbiamo comunque il monitor gestito da MGM Timing che ci dà una mano, e soprattutto le immagini con lo splendido scorcio marchigiano, cingoli alle spalle, tutte le Marche praticamente, da questa città che viene definita il balcone delle Marche, un tracciato storico, un motoclub che lo è altrettanto. Ma ci siamo, perché abbassano lo sguardo verso il cancello e sono pronti a mollare la frizione. Un paio di piloti che sono partiti veramente al rallenti. Andiamo a vedere la prima curva, lo shot just one. Non è facile, è una Yama davanti, grazie per l'aiuto come sempre precisissimo, ripresa in campo largo che non ci aiutano a capire chi sia davanti. C'è almeno sulla linea dei trasponder, è passato Filippo Gricoletto con il numero 871, il pilota veneto. Ora vediamo di riuscire a capire il gruppo di testa da chi è composto, per vedere appunto di riuscire ad individuare. Allora una Yama, poi c'è una Furlotti o Zecchina, sì, ora me. Non li vedo bene, ma sicuramente è una delle Yamaha del loro team. Sì, esatto, le maglie sono dell'SM Action. Ora dovrete aver pazienza, perché il gioco di luci, il riverbero non ci aiuta. Monticelli mi sembra di riconoscerlo. Sì, Monticelli sì. Secondo e terzo. Secondo. E davanti Cervellin. C'è Furlotti. Sì, Furlotti. Cervellin terzo e Larranaga, se non vado errato, subito dietro con Ward, potrebbe essere l'altro pilota del team con il 145 del team del Ottoviano Motorsport. Andiamo a vedere sulla nostra lista. 170, no, allora non è quello, ma intanto c'è già l'attacco Monticelli, che è andato a buon fine per Ivo Monticelli nei confronti di Furlotti. Piccola perdita, esatto, vedi quello che dicevi, si nota facilmente. I ragazzi del motoclub hanno innaffiato abbondantemente, anche perché nella prima manche del MX1 c'era un po' di polvere, perciò è giusto così. Però sicuramente qua i primi giri c'è un po' di viscido e i ragazzi saranno anche un attimino attenti. Assolutamente, ora vedremo se e come evolve la situazione, grazie anche al monitor che ci dice che c'è Monticelli e Furlotti in seconda posizione, poi Larranaga terzo, quindi perde posizioni. Stavo dicendo, non c'è più, già c'è stato un problema, non inquadrato, non c'è più Cervellin. Ora cercheremo di capire cosa possa essere successo al campione in carica. Petrov il bulgaro quarto, poi Van de Mosdijk quinto, sesto Cislaghi, settimo Brian Toccacelli, il sammarinese che corre tra l'altro con due dita del piede rotte, quindi nonostante questo ha fatto una buona prima manche, chiusa in undicesima posizione, ha vinto anche il dolore, ma ora è ancora meglio perché è lì davanti a ridosso dei primi, mentre manca all'appello il campione in carica Michele Cervellin, l'altro campione in carica della Under, il 303 e
Alberto Forato, e l'altro campione in carica invece da Vauber 21 è assente, Davide Ciucci, per un'operazione che è andata più alla lunga del previsto al ginocchio, quindi peccato per il pilota del Ghidinelli che non è al via di questo primo appuntamento stagionale con il campionato italiano MX1 e MX2, mentre Ivo Monticelli e il suo ritmo, sì, e cerca di andare via subito a Furlotti. Strano, non abbiamo visto cosa è successo a Cervellin, che non lo vediamo nelle prime 5 posizioni, sicuramente una scivolata nelle prime battute di gara. Sì, perché era terzo, se non abbiamo visto male, era proprio lì a ridosso dei primi. Quindi... Sì, era dietro il 2 di testa. Esatto, quindi ora vedremo di capire con Tambù, che forse ce lo dice. Vai Tambù. Allora sì, intanto noi siamo qui alla variante Just One, è passato Cervellin a un ritmo molto molto lento, quindi evidentemente c'è stato un problema per lui, vediamo se continuerà la sua gara, però era molto indietro e sicuramente fuori dai giochi di testa. A te Riccio, vai. Grazie, allora non ci siamo sbagliati. Non ci siamo sbagliati, fortunatamente ogni tanto qualcosa ci becchiamo. Quindi Larranaga, lo spagnolo, quest'anno approdato al team italiano Lotto-Biamo Motorsport con Husqvarna in terza posizione, poi Ivan Petrov, un ragazzino che anni fa si è aggiudicato gli internazionali d'Italia Under 17, poi ha smesso di correre per un problema ai polsi, la mamma ha detto no, basta, ti sei fatto troppo male, smetti di correre, invece evidentemente la passione è riuscita a convincere la mamma a tornare a gareggiare, infatti disputa il mondiale ed è presente quest'oggi. Attenzione a Furlotti che, come dicevamo poc'anzi, già nella prima tornata di gare era stato molto veloce, e qui vediamo che sta andando comunque ad insidiare Monticelli che è in testa. Ivo c'ha questi, come dicevamo anche in gara 1, nei primi giri è stato forse troppo, ha sprecato troppe energie e poi è stato ripreso. Adesso uguale, è andato via, poi evidentemente già c'è la risposta di Simone Furlotti che gli tiene il passo per metterlo sotto pressione. Io credo che quest'anno Furlotti sia più in forma della passata stagione, ma anche a un mezzo migliore da quello che ho visto nelle prove e nella prima manche, visto che le moto sono davvero a posto, sia la sua che quella di Zecchina, perciò insomma è di buon auspicio questo per tutta la stagione. Grande lavoro dell'accoppiata di appassionati giovannelli migliori che stanno lavorando bene SM Action. Vai Tambo, ancora a te la linea. Allora Riccio, qui sono con un personaggio di quelli importanti, con Fantomas, Michele Fanton, che sta guardandosi una gara combattutissima come è stata la prima. Che dici, questo campionato italiano? Beh, è un campionato riuscitissimo, visto anche i partecipanti, circa più di 200 piloti, per cui vuol dire che il motocross sta crescendo e soprattutto la X-Cycle sta lavorando veramente bene per dare lustro a questo sport. Oggi delle gare meravigliose, nella prima manche abbiamo visto lotta dal primo all'ultimo giro, anche in questa seconda manche veramente i piloti stanno dando il massimo e questo è un bel bacino per raccogliere i ragazzi giovani e portare al mondiale. C'è un bel combattimento in testa, molti distanza ravvicinata. Cosa prevedi per questa manche? Beh, è sempre un'incognita, perché il motocross fino alla bandiera a scacchi il risultato non è mai conseguito. Ci sono piloti che vanno allo stesso livello, per cui sicuramente chi ha una base di preparazione più elevata negli ultimi giri riuscirà a sopravanzare gli avversari. Ho visto bene il nostro Cervellin, che anche il mondiale all'inizio si è comportato bene, purtroppo in questa seconda manche ha avuto un problema tecnico, però adesso sta rimontando, e Ivo Monticelli, che lo vedo bello carico. Benissimo, grazie a Fantomas, a te Ricciotti di nuovo. Grazie Tambu. E allora fa bene la regia a rimanere, perché è vero che dietro sta rimontando Michele, ma è interessante vedere come Furlotti va all'attacco di Ivo Monticelli, non lo molla, non gli ha mollato un metro, girano tra l'altro con gli stessi tempi sul giro, sì, il miglior 46. Tempo assolutamente, 1.47.955 per Ivo, 1.47.943 leggermente più veloce, ma diciamo un battito di ciglia, il classico tra i due, più veloce Furlotti, hanno gli altri, girano tutti a 48, 50, 51, quindi direi che il ritmo mondiale, anche se Furlotti quest'anno purtroppo non è stato inserito tra i piloti, sì, che gareggeranno in pianta stabile nel mondiale, sì, peccato. Un peccato, perché secondo me partivano proprio con l'idea di disputare gran parte del mondiale, e perciò vabbè, ci si accontenterà di fare l'europeo, che è comunque un signor campionato. Assolutamente, ha messo in mostra due piloti che quest'anno se la stanno cavando egregiamente nel mondiale, come Kiel Olsen, che l'anno scorso ha vinto l'europeo e tra i protagonisti del mondiale, come un paio di piloti
Lawrence, adesso scusate, lo volevo dire troppo in fretta, mi sfugge il nome, un australiano, Sanai e americano, e Hunter Lawrence, ecco, sì, l'australiano, che si sono aggiudicati prime guide con Suzuki e Kawasaki, quindi direi che anche l'europeo, sì, serve. Sicuramente visto il ritmo, è un bagaglio di esperienza importante, assolutamente sì. Visto il ritmo che stanno Furlotti imprimendo in questa gara, poteva essere uno della partita dell'MX2 sicuramente. Esatto. Ho intanto Petrov che è entrato anche lui a far parte, ecco perché non mi spiegavo. Ha iniziato la stagione con le Kawasaki privato. E adesso invece, se non vado errato, anche lui in sella alla Husqvarna dell'Ottobiano. E sì, ecco c'era qualcosa che purtroppo non... la prima gara anche noi un po' di nomi e un po' di team ce li perdiamo, esatto, chiediamo scusa, però ci ha cambiato anche moto in corso d'opera, sì, ha iniziato il mondiale con la Kawasaki e poi adesso lo vediamo, non è facile, non lo è vediamo facile. Su Husqvarna dell'Ottobiano Motorsport, quindi vabbè, annotiamo anche questa giustamente, e quindi lo seguiremo, ma attenzione, seguiamo Toccacelli che è sesto, la prestazione di Toccacelli è sesto e settimo Bonini, che è stato un po' deludente nella prima manche e stanno risalendo alla grande. C'è da dire che questa pista oggi, con questo terreno e l'acqua per bagnare, per irrigare, non sta facendo troppa selezione sotto il punto di vista tecnico, perché essendo così viscido, insomma, molti si sta attenti a l'aderenza esatto. è un po' compromessa e si fa attenzione a non commettere l'errore, perché poi il singolo tra l'altro si paga caro, lo sappiamo bene noi che ci abbiamo corso in tempi diversi, ma è una pista, il terreno è quello. Esatto, se ne è arrivato quello. Intanto dicevo Brian sì. Toccacelli, team Caparvi con la Yamaha numero 60 interno, ha passato probabilmente, sì, e se la sta giocando con Van de Mosdijk, sì, dovrebbe essere quello davanti a lui, perché Van de Mosdijk Petrov probabilmente, che stanno attaccando ambedue, Van de Mosdijk che è poco lì davanti, quindi anche dietro c'è una bella bagarre, riusciremo prima o poi a capire che posizione ha transitato intanto il buon Michele Cervellin. E intanto allora sì, 142 e Petrov, alle sue spalle c'è Van de Mosdijk, poi Toccacelli se la stanno giocando, pochi metri davanti c'è Larranaga, questo che è inquadrato lì davanti è un pilota doppiato, quindi direi che una bella bagarre per aggiudicarsi le posizioni di rincalzo. E alle spalle di Brian c'è Davide Bonini con la KTM Silver Action Team, anche lui purtroppo estromesso, nonostante il team sia storico nel mondiale, non hanno accettato l'iscrizione permanente, ma vabbè, tante richieste, ma ora c'è Tambu ancora in linea, vai Tambu. Riccio, allora vedere passare di qui Cervellin, si capisce che ormai gliel'ha data su e sta andando via a un ritmo abbastanza tranquillo, compatibilmente al suo tranquillo, quindi per questa manche, come diceva anche Fanton che lo osservava, è andata per lui purtroppo una manche da dimenticare. Vedremo poi nel proseguo del campionato, sicuramente ci restituirà le sue grandi prestazioni. A te Riccio. Grazie Tambo, se riesci magari avvicina lo staff HRC, Dennis e gli altri, per sapere nello specifico, se lo, ce lo possono dire, cosa è successo, perché siamo molto curiosi sinceramente. Quindi Monticelli un secondo e sei, girano in pianta ancora stabile con gli stessi tempi, due hanno migliorato i tempi entrambi. Sì, hanno passato quasi mezzo secondino, direi che la pista migliora, sì, sì. Perché comunque è questa patina, soprattutto i primi giri per l'irrigazione, che rende tutto un attimino più viscido, ecco. Andando avanti sicuramente vedremo una pista che migliora. Sì, perché il viscido scompare, intanto buona gara per Israele che ieri era stato il migliore del suo gruppo in qualifica, ora ottavo, nono Cislaghi, che è sempre una conferma, buona il cambio di squadra di team, ha fatto bene a Lorenzo Ravera, ora inserito nel team Maggiora Park davanti a Simone Croci, pilota del Flyover, un team locale, poi Pankar invece pilota sloveno che ha fatto parte del team sloveno alla Nazione di Maggiore lo scorso anno, quindi un ragazzo che ha esperienza, davanti al Caleb Ward, il pilota australiano, anch'esso in forza alla grandissima squadra Ottobiano Motorsport, grandissima, sì, numericamente e qualitativamente. Quest'anno ha fatto davvero uno step successivo il team Ottobiano, con parecchi piloti e comunque un supporto da Husqvarna importante. Sì, hanno mezzo paddock, hanno occupato con il loro gazebo, perciò quindi direi che è un team di riferimento adesso in Italia sicuramente. Attenzione a Toccacelli, che ha due dita del piede rotto ma sembra che vada meglio di tante altre volte. Sì, Mr. Whip ha
crebato e whippato da paura e ha superato tra l'altro in staccata interna Valdemosdik, sempre spettacolare il sammarinese. Ora Luca Loce, guardate lì come l'ha messa di taglio, manco il miglior freestyler fa un whip davvero bravo lui in quanto a stile, non è manetta, è manetta ovviamente. Sì. E scusa, vai Tambu. Allora Riccio, qui c'è Dennis del team di Michele Cervellin, ci dice un problema, chiaramente neanche lui sa bene cosa è successo. Allora credo, sospetto al 90% che sia stato un sasso incastrato nella pedana del freno, non ho la sicurezza, però ho visto che dopo che l'ha sbloccato la moto è ripartita senza nessun problema. La sfortuna ci si è messa tra di noi questa volta qua, però Michele è più determinato di tutti quanti a arrivare lì davanti, quindi spero bene. Okay. Benissimo, ecco da te. Grazie Tambu, perché in pista si è scatenata nuovamente la battaglia con... C'è una bella lotta tra Furlotti e Monticelli, primo e secondo, che se le stanno dando di santa ragione. Ora vediamo chi riuscirà a sopravanzare. E chi riuscirà ad andare davanti, sì, perché è importante, assolutamente. Assolutamente. Io comunque credo che Cervellin possa ancora recuperare delle posizioni. Lui se la rischia forse magari un po' troppo in queste situazioni, ma è uno che non demorde, perciò attendo di vederlo. Il Michele da Chiuppano sicuramente continua, lo conosciamo bene, è un ragazzo caratterialmente molto forte, non mollerà come non sta mollando Furlotti. Vai Tambu, ancora te. Allora, sono qui col vincitore di MX1, Riccardo Righi, una gara combattutissima, poi al settimo giro il colpo di scena, sei passato davanti e chi ti ferma più? No, la prima è andata bene, un contatto col Lupino, ma è stato forzato perché le traiettorie non c'erano per passare. La prima mancia è andata bene e ora ce ne sono altre due, di cui l'ultima è importante con il Montepremi e si sta a vedere. Quindi tutti attenti per la diretta della prossima gara, vi lascio di nuovo a Ricciotti, vai Riccio. Eh sì, grazie. Bravo Righi, intanto... poi ne parleremo. Bravo, poi ne parleremo perché avremo visto quello che è successo, intanto noi ridiamo. Ma c'è l'attacco, intanto c'è l'attacco di Furlotti con Pezzo dietro, sentendo Lorenzo che sta urlando, Lorenzo Graziotti, speaker della gara, che sta urlando e parlando di Toccacelli. È probabile che sia successo qualcosa a Toccacelli, infatti purtroppo speriamo non c'è più. Ah no, è quarto, successo. Mi sa che è passato Petro. A passare anche Petro, sì. Quindi grande sono, Brian. Sono piacevolmente sorpreso da Furlotti che soprattutto nella prima manche ha guidato davvero pulito, sembrava non andasse così forte, ma era lì a ridosso dei primi, perciò vuol dire che è davvero a posto e che ha delle ottime linee in pista. E Furlotti è un ragazzo modesto, tranquillo, sta sempre defilato lui. Nora, la sua fidanzata alta tesina, però quando c'è da largarsi tira fuori tutto il carattere. Buono. Che magari non dimostra in maniera così se lo merita. Perché è un bravo ragazzo, veloce, metodico, si allena. Poi sono tanti anni che comunque è lì e riuscire a sopravanzare in una stagione, essere leader, diciamo. Ci vuole. Il fratello gemello corre una nella... caduta, attenzione. Chi è? Una maglia di Marchetti, c'è? Forse sì. Brugnoni, mi sa che è Brugnoni, sì, Alessandro, sì. Brugnoni dal 224, andiamo a vedere nella lista, dovrebbe essere lui se lo vedrà. Ale Brugnoni. Pilota laziale del Marchetti. Sembra a posto comunque. Esatto, chissà, adesso speriamo nulla di che per Furlotti lui. Furlotti non molla. No, sta attaccando, le bandiere gialle probabilmente sono proprio per la caduta di Brugnoni, sì. E Furlotti che va all'attacco. E anche in questa discesa comunque le traiettorie sono molto vincolanti e perciò si fa fatica a riuscire a trovare una traiettoria che possa permettere di sopravanzare, diciamo, il pilota che lo precede. Sì, però non molla assolutamente il Simone Furlotti, che continua ad attaccare le traiettorie diverse in quella che è la cava di Cingoli. Una volta era veramente un gradino a 90 gradi, parliamo della preistoria, i miei tempi purtroppo. Vabbè, io ci ho corso nel 2000, era ancora così, esatto. Però l'hanno cambiata poco dopo. E poi dopo era difficile fare manutenzione, si è optato per addolcirla, ma posso assicurare che quando arrivi sopra e affrontarli in volo è sempre abbastanza impressionante. Intanto Monticelli ritrova la carica, però la ritrova di pari passo anche Simone Furlotti. Vedremo se riuscirà a finalizzare nei prossimi 7 minuti
quello che sta cercando di fare, mentre intanto c'è un grandissimo, assolutamente grande Brian Toccacelli. I suoi tempi però è quarto, troppo lontano dalla Ranaga, 21 secondi di ritardo dallo spagnolo, difficilmente riuscirà una buona prestazione a riportarsi. Però Toccacelli credo che l'anno scorso nei 5 ci è arrivato raramente, esatto, perciò, credo che quest'anno non gli auguriamo di farsi male, però con due dita del piede andare così forte sicuramente non è facile. Intanto andiamo, grazie, si è riattivata la connessione, interno qui sicuramente più veloce esterna, sì, esatto, infatti conferma la posizione, ma c'è Tambu pronto a dirci qualcosa. Vai Tambu. Lo rubiamo solo un attimo. Sì, tutto bene, sta guidando bene, fa quello che deve fare, sta usando la testa. Speriamo in questi ultimi giri di portare a casa la manche, poi vediamo come va. Non molla un centimetro comunque. Molla un centimetro a Monticelli, uguale, non molla un centimetro, se la giocano loro. Bravi tutti e due comunque, molto bravi. Grazie a te Riccio. Ok, allora direi grande sportività. Ne stanno che tirando davvero tutti stanno e due, viaggiando. Non si accontentano della posizione che ha. No. Anche perché Furlotti qui in discesa. E intanto grazie alla connessione internet che si è riattivata, e Cervellin 28esimo, allora è dura purtroppo per il Michi, mentre un doppiato che lascia strada Bertuzzi ai più veloci doppiato. Peccato, Bertuzzi l'avevo visto bene agli internazionali, poi l'ho visto bene ieri e oggi tra l'altro un ragazzo che conosci molto bene. Sì, assolutamente, come se fosse mio fratello, perciò ci vuole un pochino più di convinzione lì, però d'altronde sono giovani, vediamo che insomma piano piano si possa migliorare. Rischio intanto per Furlotti, dicevo di Bertuzzi, l'avevo visto bene agli internazionali, sì. Era cresciuto molto rispetto all'anno scorso, speriamo che questa è solamente la prima prova. Sì, assolutamente. Un tracciato ed un terreno veramente anomalo per tutti, quindi è difficile allenarsi sotto queste condizioni, per queste condizioni, esatto. Perciò qui esce un attimino chi è più tecnico e chi è più ha più esperienza. Esatto. Perciò insomma lo mettiamo lì in stand by. Lo valuteremo più avanti. Quindi Furlotti è lì a 1:04 come ci dice la grafica, e c'è ancora Tambu con noi. Vai Tambu. Sì, perché con noi c'è Elio Marchetti, il manager di Monticelli, anche lui a denti stretti, sta tenendo duro Monticelli, anzi sta andando veramente veloce, sembra che sia irraggiungibile. Sì, dai, questa seconda manche Ivo ha preso un buon passo e sembra di poter tenere la posizione. Speriamo di arrivare alla fine con questa posizione. Mi sembra in perfetta forma, sta tenendo con la concentrazione, questa volta sì, è davvero irraggiungibile. Sì, dai, abbiamo avuto un inizio campionato con Ivo un po' burrascoso per problemi fisici, e ora però pian piano stiamo arrivando a una buona forma fisica e sembrerebbe di riuscire a tenere la prima posizione. Vediamo, dai, manca poco. Bene, grazie Ivo, lo lasciamo ancora alla pista. Vai Riccio. Sì, 3 minuti e 45 più due giri, intanto con i continui attacchi, avvicinamenti, andatura d'elastico tra i due di testa, alcune volte guadagna Ivo, altre Furlotti. Dicevo, intanto il migliore dell'Under 21, e ci fa piacere vederlo lì, Lorenzo Ravera, che è in decima posizione in un nugolo di elite. Poi Gianmarco Cenerelli, altro marchigiano. Attenzione ai doppiati qui, perché stanno facendo un po' un gioco ad elastico. Non è facile neanche per il pilota di raddoppiare. Assolutamente. La strada, come abbiamo sempre detto, come continuiamo a ripetere. Dicevo intanto di Cenerelli, 17esima posizione, secondo dell'Under 21, terzo dell'Under 21. Di nuovo 21, interno Furlotti, di nuovo interno. Esce davanti, no, però riprende la velocità. Attenzione, un po' lungo qui Monticelli. Va a sponda, spalanca l'acceleratore qui. Ho paura che questi quattro giri ne vedremo delle belle. Attenzione, Furlotti davanti. Furlotti questa volta è riuscito a scollinare il triplo per primo, prende il comando. E qui ora se ne deve andare. Ma bisogna vedere se ha la forza per farlo e se e come reagirà Ivo, che però già un primo errore lo ha commesso. E si volta. No, non vi dovete voltare, ve lo dico mille volte. Non è così facile. Lo so, però cioè, ti supera uno con cui stavi lottando. Appena ti supera, tu come primo gesto
ti giri a vedere chi c'è dietro, no, devi continuare se te la senti, hai visto che c'avevi un buon passo e guarda qua, guarda già quanto ha preso, niente. Quel pizzico... Ho paura che Furlotti oggi ne ha un pochino di più. Sì, sì, ne ha di più, però vediamo, insomma, mancano ancora giro, guarda, Ivo aveva ripreso la leadership, sì, del best lap con 1.46.6, 1.46.8 per Furlotti, non conta niente. Ha fatto il miglior tempo adesso Furlotti nella sua mancia. In questo giro, sì. Che conta poco, però ci fa capire che Ivo ne aveva. E poi invece come è stato attaccato e superato, quasi si è dato per vinto girandosi, e questo a mio modesto avviso non va, perché se uno se la sente come se la stava sentendo doveva continuare a cercare di tenere il ritmo di Furlotti, magari senza rischiare, è pur vero la prima prova. Non siamo tutti uguali. No, assolutamente, però sai, la mia veneranda età mi porta a dar consigli ai giovani. Sei un saggio. Ormai un vecchio saggio, quindi vabbè, dai. È la passione che mi fa dire certe cose, perché li conosco tutti, voglio bene a tutti quanti i piloti, per cui vabbè. Furlotti, bravissimo, indubbiamente ha dimostrato ancora una volta gran carattere. Dietro se la stanno giocando, questo no, altri doppiaggi. Van de Mosnik che ha doppiato. E Bonini, no, doppiato, no, il cavolo. Vedevo la stessa maglia del Silver Action, pensavo fosse... Sono quinto e sesto. Quinto e sesto. È un grandissimo Brian Tocacelli in quarta posizione. E bravissimo anche Israele, che sì, ieri è andato velocissimo. La prima mancia gli ho visto fare dei sorpassi davvero importanti. E adesso alle spalle di Bonini. È lì vicino. Settimo, ottavo. Davanti a un sempre preciso Davide Cislaghi, un altro ragazzo che sta sempre in disparte, ma che dà del gran gas. Sì, silenzioso, ma... Esatto, certo. Anche lui preciso, metodico, va veloce e lo sta dimostrando. E come ha detto Bianchini, il campionato italiano è cresciuto in maniera esponenziale. Assolutamente. Quelle gare del gruppo B, cioè del gruppo B ci sono piloti che fino a due o tre anni fa lottavano per le prime nelle posizioni. Prime 10 posizioni. Esatto, ma non perché sono peggiorati loro, è che è aumentato talmente tanto il ritmo di altri piloti partecipativamente e come preparazione che... Se pensiamo che in MX1 abbiamo 5 piloti top 10 del mondiale, Leoc, esatto, con Calves, Philip Arts, comunque tutta gente con un sacco di esperienza e veloce. E io penso che faccia piacere anche a chi partecipa di potersi schierare a fianco di piloti, perché per me c'è sempre da imparare. Livello. C'è sempre da imparare poi da chi va più veloce, per cui ben venga, è vero, e poi altri non riescono a fare il gruppo A, ma se c'è qualcuno che va più forte bisogna farsene una ragione. Intanto 47.6 a questo passaggio per Simone Furlotti, intanto il regime di bandiere gialle, lì situazione neutralizzata, un pilota a terra non ha aiutato già il personale di servizio a rimettersi in pista. Il 313 con la maglia arancione alle spalle del 15 Bonini è proprio Israele, e Tommaso Israele, team Max Barth, seguito da Massimo Bartolini, un altro dei piloti che qualcosina ne sa, dei grandi piloti italiani nel mondiale 125 all'epoca, negli anni 90, che si è tolto delle bellissime, grandissime soddisfazioni quando era in sella alla TM prima, alla Honda poi, quindi un ragazzo che sta seguendo e ha fatto rinascere Tommaso, perché lo scorso anno qualche problema per il Fiorentino, esatto, più bassi che alti, purtroppo invece direi che è una buona prima manche, una buonissima seconda manche, un buon inizio, una moto a posto, una moto da dirlo, a posto, perché rispetto a tante altre stagioni comunque tutti i ragazzi in sella alle Yamaha stanno andando molto bene, questo vuol dire che comunque la moto è performante, di base, esatto, è una gran moto, assolutamente, e perciò non questo come posso dire dominio KTM si sta un po' smorzando, placando, ecco, anche sì, perché anche a livello mondiale le Yamaha sono le moto vestito tanto Yamaha con i kit Cosworth e quant'altro, insomma c'è da lavorare, ce n'è di materiale da mettere, ma d'altronde anche le KTM non è che siano di serie, assolutamente, che gareggiano quest'oggi e nel mondiale, però per già cui... di base sono due moto che standard sono buone, e lo dimostrano perché sono ai vertici della classifica. Ci sono al comando una Yamaha, poi una KTM, poi uno Squarna che è parente strettissima di KTM, poi due Yamaha, poi un'altra K, poi ancora una Yamaha, sono solo quelli, in pratica è quasi un monomarca, e a spezzare l'egemonia ci aveva pensato con la Honda HRC gestita dalla team HRC, che è gestito, scusate il gioco di parole, da Paolo Martin, c'era Michele Cervellini che purtroppo ha avuto questa defiance, esatto, chiamiamola così.
25esimo, le altre Honda sono di Alberto Forato e di Filippo Zonta in 19esima e 20esima posizione. Peccato per Forato e Zonta, che comunque sì, sono due giovani che l'anno scorso hanno fatto vedere delle ottime cose, a questa gara non riescono ad ingranare. Sicuramente il terreno non è congeniale, perché troppo importante fare una buona partenza, esatto, e guidare fluidi, e poi ci vuole veramente pelo sullo stomaco, coraggio e conoscere bene questo tracciato, perché è un tracciato particolare. Sì. Furlotti insieme alla sua squadra nelle settimane precedenti è stato un paio di volte a girare, e direi che probabilmente non avrebbe avuto bisogno, ma ne valsa la pena, perché perché sta andando velocissimo. Ha guadagnato un bel po', quasi 5 secondi. Sì, ormai siamo, come Ivo dice, però secondo me Ivo, avendo fatto terzo nella prima manche, si sta un attimo, se la sta un attimo, come posso dire, sì, non tranquillo, respirando, perché ormai è l'ultimo giro. Questa è una staccata nella zona definita di Canaloni, perché c'è, sono due avvallamenti. Si volta, lui sì che qua può farlo, lui sì che può farlo, perché mancano veramente pochi metri al traguardo e va per gli ultimi metri. Direi applausi, se lo merita, e come, con enorme piacere. Se l'è guidata bene. L'SM Action Team Yama e là davanti, per la felicità soprattutto di Simone Furlotti, con Matteo Migliori e Emanuele Giovannelli, due team manager, i due pazzi in senso buono della parola, che si sono messi insieme per creare questo team, che da loro in questo momento una grande soddisfazione. Bella stretta di mano e gesto. Bravo. Gesto trattenuto, ma di felicità da parte di Simone Furlotti. Non è uno che esprime troppo le sue emozioni, però noi siamo contenti così, se lo merita. Certo, certamente, vedete l'abbraccio, le pacche sulle spalle che si sprecano, ora direttamente verso il podio dove ci sarà Tambu, e la terza posizione per la Ranaga con 12 secondi di ritardo, poi Toccacelli che sta arrivando ora, se non va errato, ma per bravissimo il pilota del team Umbro Caparvi Racing. Ma ora, se non vado errato, mi è stata chiamata la pubblicità, quindi linea ai messaggi promozionali.